calcio è troppo bello, è stato tutta la mia vita ed volevo solo ringraziare a tutti i tifosi interisti che ha pianto con me quando ho pianto, che ha gioito, che ha sfruttato della gioia, che ha goduto anche quando noi vincevamo. Era un giocatore che veniva atteso in Italia col solito snobismo italiano, che è un giocatore all'estero forte, ma perché all'estero non ci sono difese, e che invece qui ha fatto di più di quello che aveva fatto poi a Barcellona. Ero in trattativa per il rinnovo del contratto con Barcellona, è successo, non ci siamo capiti per il rinnovo del contratto. Subito dopo avevo deciso di non stare lì al Barcellona perché con quelli dirigenti non mi fidavo più, e subito dopo è venuto l'Inter, che è stata una sfida incredibile. Allora il campionato italiano era il più forte al mondo, il più difficile anche. Credo che soltanto Massimo Moratti potesse pensare e riuscire a portare Ronaldo a Milano. È stata un'operazione, quando si dice, incredibile, perché è una cosa a cui si faceva fatica a credere. Credo che sia stata la migliore scelta. Milano aveva bisogno di un campione come Ronaldo, insomma, e tutti avevano capito che di giocatori bravi ce n'erano in giro tanti, eccetera, ma lui era proprio di un'altra categoria. Cioè, aveva una grande tensione, una grande aspettativa per il mio esordio. E niente, è stato bellissimo, tutto San Siro pieno, è stato davvero emozionante, tutto il mio passaggio, non solo l'esordio, però c'è stata una giornata bellissima per me. Tanto è Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo. Trepitosa prudenza ancora di Ronaldo. Molto freddo, credo meno 18 gradi. Il campo, quando siamo arrivati, era coperto di neve. La partita è stata ritardata per 2 ore per togliere tutta la neve di campo. Già quell'ambiente, insomma, ostile. Di grandi partite, dei tifosi avversari che ci pressionavano tanto. Terreno impossibile, il pallone che andava da tutte le parti scappava come se avesse dentro il coniglio, riuscì a domare il pallone, a saltare gli avversari, a mettere dentro il pallone, per cui questo è uno di quei gol che vanno al di là del gioco del calcio. In quella nottata da tregenda, a Mosca, con la neve, col campo terribile, esce fuori dalla terra, è come se fosse stato partorito dal terreno di gioco, è come se lui facesse parte del calcio, facesse parte di quell'erba, di quel campo, è come se ci fosse sempre stato. Fondamentalmente lui era il calcio, per cui non gli deve essere stato troppo difficile. Avevamo bisogno di quel risultato e niente, ho fatto un gol stupendo che poi tutta la squadra ha giocato benissimo, è stata veramente una bella partita, una bella battaglia, e ci siamo divertiti. È veramente una grande storia d'amore. Io sono veramente grato di tutto quello che hanno fatto per me qui all'Inter. L'Inter mi ha
mi ha fatto diventare il fenomeno, così mi chiamano. Mi sono eternamente grato per l'Inter.